Cari amanti di grafica, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Photoshop. L'obiettivo di oggi è inserire un'immagine all'interno di un testo. Ovviamente lo faremo con il nostro amico Photoshop. Il tutorial è molto semplice, però può essere utile per chi si approccia da poco al programma. Ho creato un nuovo documento di dimensione 1920 pixel in larghezza per 1080 pixel in altezza, formato Full HD. Iniziamo subito a inserire la nostra scritta che verrà appunto colorata con un'immagine. Quindi selezioniamo lo strumento testo, cambiamo colore e mettiamo nero e scriviamo tutto maiuscolo Natura. Ok, ho scelto il font Inter, scusate, non è una scelta legata al calcio, ma mi piaceva lo spessore del font, quindi ho scelto un extra bold. E come dimensione magari possiamo scegliere 400. Ok, posizioniamo al centro del nostro documento. Questa scritta noi la dobbiamo colorare con questa immagine. Quindi questa immagine andrà all'interno del testo. Per chi se lo chiedesse, l'immagine è scaricata dal sito pexels.com. Avrete il link in descrizione. Quindi clicchiamo sull'immagine e trasciniamo nel pannello del nostro foglio di lavoro. Lo metterei sotto la scritta in modo tale da comprendere cosa ci sarà all'interno della scritta, quale parte dell'immagine. Poi possiamo modificare anche successivamente. Io per adesso lascio così. A questo punto basterà semplicemente tenere premuto il tasto CTRL o COMMAND se siamo in Mac sulla T di Natura, quindi sulla miniatura del livello testo. Clic e come vedete abbiamo selezionato il nostro testo. Adesso facciamo attenzione che abbiamo selezionato il nostro livello 1, quindi la nostra immagine, e clicchiamo sulla terza icona del pannello dei livelli. In questo modo abbiamo inserito la maschera. Noi non lo vediamo perché ovviamente questo livello al momento è sopra. Nascondiamo e come vedete perfettamente abbiamo posizionato la nostra immagine. Se vogliamo cambiargli la posizione, possiamo semplicemente levare il lucchetto qui in mezzo, posizionarci sulla miniatura, quindi sull'immagine, e spostare l'immagine come preferiamo. Ok, io la lascio come l'avevo messo inizialmente, che mi piace. A questo punto, se vogliamo, possiamo cambiare intanto il colore dello sfondo, quindi clic sul lucchietto, clic due volte e a questo punto applichiamo sovrapposizione colore. Come codice colore ho scelto A4E8FA. Ok, confermiamo. Se vogliamo dare comunque un po' di profondità alla scritta, applicherei anche uno stile livello di ombra esterna, quindi clic due volte, stavolta sul livello 1, e applichiamo ombra esterna. Io qui ne ho due perché in una precedente operazione avevo creato due ombre, ovviamente possiamo cestinare quella di sopra. Quindi applichiamo metodo di fusione moltiplica con un colore nero, opacità anche un 14 va bene, angolo facciamo meno 19 gradi usando la luce globale, distanza 8, estensione 8, dimensione 27. Ovviamente questi parametri li ho scelti io in base a quello che è il mio gusto, a quello che voglio ottenere. Quindi confermo e vediamo leggermente la nostra ombra senza esagerare. A questo punto possiamo applicare anche un riflesso della scritta, quindi per dare un effetto ancora più suggestivo. Per applicare il riflesso, duplichiamo il livello, CTRL J o COMMAND più J, leviamo l'ombra al livello di sotto che sarà il nostro riflesso. Una volta che abbiamo duplicato il livello possiamo eliminare la nostra maschera. Elimina maschera di livello. Ok, a questo punto direi di capirci bene, quindi attiviamo di nuovo la visibilità a livello testo natura e duplichiamolo, CTRL J o COMMAND J. Ora COMMAND più T se siamo in Mac o CTRL più T se siamo in Windows, tasto destro, rifletti verticale, perfetto. Scendiamo giù mantenendo premuto il tasto maiuscolo per mantenere l'allineamento e posizioniamolo esattamente così.
sotto la scritta come un riflesso. Ok, possiamo a questo punto nascondere il livello di sotto e clicchiamo col tasto CTRL o COMMAND sulla miniatura del livello che abbiamo riflesso. Ok, possiamo nascondere pure questo. Ritorniamo al livello 1 che abbiamo copiato e applichiamo la maschera. Quindi clic sulla terza icona del pannello dei livelli. Perfetto, come vedete il prolungamento perfetto. Ora, per essere un riflesso ovviamente non può essere così definito. Ovviamente non dovrebbe avere manco ombra, motivo per cui è deselezionata. La possiamo anche eliminare l'ombra. A questo punto dobbiamo applicare la maschera. Quindi tasto destro, applica maschera. Perfetto. In questo modo noi possiamo applicare nuovamente una nuova maschera per applicare la sfumatura e creare un effetto riflesso. Quindi nuovamente clic. E andiamo qua sui nostri campioni colore. Scegliamo bianco in primo piano e nero nello sfondo. Clicchiamo lo strumento sfumatura. E di default vedremo che come prima opzione ci uscirà questo. Bianco che va verso il nero, quindi colore in primo piano che va verso lo sfondo. Ok, mi metto all'incirca qui, tasto maiuscolo e scendo. Come vedete, stiamo creando il nostro riflesso. Se non ci piace, saliamo sopra e creiamolo un pochettino più intenso, tipo così. Perfetto. Se non ci basta questo tipo di intensità di colore, ci sembra molto intenso, possiamo anche ridurre abbassando l'opacità un pochettino. A questo punto possiamo ritenerci soddisfatti, il nostro testo ha perfettamente l'immagine dentro, in più noi abbiamo applicato anche un riflesso. Se questi contenuti vi piacciono, mettete un like al video e seguite la mia pagina Facebook e il mio canale YouTube. Se volete approfondire altre tematiche collegate alla grafica, vi consiglio di seguire il mio blog salvatorepumo.it/blog. Grazie per aver seguito il tutorial e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!